Benvenuti a un nuovo appuntamento di Livorno News Magazine. Accoppiata vincente, oggi 9 giugno 2016, Marco Magherini, Fabrizio Giorgi. Avete capito bene, non stiamo parlando di una giocata sisal, ma bensì di tre artisti importanti come Alessandro Ditti, Marco Magherini e Fabrizio Giorgi, che dal 9 giugno al 19 giugno esporranno le loro opere all'interno della Sala degli Archi della Fortezza Nuova, a Livorno. Manipola Arte, Livorno News Magazine ha intervistato per voi tre artisti. Abbiamo sentito le opinioni dell'assessore alla cultura Serrafino Fasulo, abbiamo parlato con l'organizzatore e curatore della mostra Alessandro Paron e per voi abbiamo realizzato questa piccola anticipazione. Terra di Mare, un progetto che continua a svilupparsi all'interno della Fortezza Nuova di Livorno. Buona visione! Oggi con noi Alessandro Ditti. Buonasera, qui con noi Alessandro Ditti, benvenuto a Livorno News Magazine, Sala degli Archi della Fortezza Nuova di Livorno, location fantastica. E, cosa ci può dire sulle sue opere e da cosa provengono le ispirazioni? Le mie opere sono disegni anamorfici, quindi illusioni ottiche, e l'ispirazione ovviamente è, in realtà non viene da niente l'ispirazione, perché viene da me esattamente. Rappresentano semplicemente illusioni ottiche, quindi oggetti tridimensionali che interagiscono, oggetti disegnati che interagiscono con l'ambiente reale, quindi la mia mano spesso o altri oggetti interagiscono con i disegni che realizzo. Bene, tre artisti così differenti in una location unica, da cosa nasce questa idea di unire questi tre artisti? Vi conoscevate? No, è stato uno splendido incontro. Nasce perché in tutti noi cerchiamo di raggiungere nuovi traguardi, diciamo, nella rappresentazione visiva. Quindi abbiamo rappresentato queste opere. Quando disegna, si ispira a qualcuno? Disegna? No, non mi ispiro assolutamente a nessuno, mi ispiro a me. Forse questa è la forza dei miei disegni, non cercare un'ispirazione ma cercare strade nuove, direzioni diverse dal solito, e questo che ha reso probabilmente popolari i miei disegni. Da quanti anni è che questo disegno? Da una vita, ma questi disegni li ho iniziati nel 2013. E da quel momento non ho mai smesso di sperimentare. Se qualcuno volesse approfondire le sue opere e conoscerle meglio, dove la possiamo trovare? Su internet dovunque, sono praticamente dovunque, quindi c'è un sito e su Facebook. Non gli rubiamo più tempo, grazie mille per l'intervista.